Webinar promosso da Radio Radicale e dalla Fondazione CERM, siamo a un ennesimo appuntamento per trattare temi importanti qui alla Matas, temi molto vasti, ovviamente il titolo già la dice lunga sul grado di difficoltà delle questioni che cercheremo di sbrogliare insieme, e quest'oggi parliamo di salari, di bassi salari in Italia. Cercheremo di capire qual è la causa che mette il nostro paese, diciamo, in Europa, ma anche insomma, rispetto ad altri paesi occidentali, un po' come fanalino di coda, da che cosa dipende e quali sono i problemi, diciamo, sia nell'ambito pubblico chiaramente che anche nel lato del mercato privato. Ce ne stiamo accorgendo sempre di più, questa è un'annosa questione che tra l'altro rende anche meno attrattivo e competitivo il nostro paese per attrarre evidentemente anche talenti dall'estero, e non solo rispetto al fatto di non dispendere il nostro capitale umano migliore, più competente, perché appunto richiamato da salari più alti e ovviamente posizioni migliori nel resto d'Europa, ma nel resto del mondo. A parlare di questo tema così complesso, molte ospiti e molti ospiti che sono davvero felice di introdurre, a partire da Susanna Camusso, responsabile del Dipartimento delle politiche di genere della CGIL. Grazie per essere con noi, già segretaria generale della CGIL. Ben trovata. Sì, buongiorno, buona giornata a tutti. Grazie per essere con noi a Marco Bentivogli di Base Italia, anche lui già sindacalista. Grazie per essere qui. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Grazie Emanuele Massagli. Grazie Emanuele Massagli, che è presidente dell'associazione ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Ben trovato, grazie. Grazie anche a voi, buonasera. E c'è Fabio Pammolli, diciamo che è di casa con la Fondazione CERM, presidente della Fondazione CERM, economista, e CER del Comitato per gli Investimenti in InvestEU della Commissione Europea, che ci aiuterà anche a dare il quadro europeo un po' della situazione. Io partirei subito, se siete d'accordo, proprio da Susanna Camusso, perché questo è un tema, diciamo, che ormai accompagna l'Italia da tanti anni, ma che inizia a essere molto molto evidente, soprattutto dopo questo periodo di pandemia in cui tutti hanno rifatto un po' i conti con la propria dimensione, diciamo, lavorativa, di vita, e abbiamo visto anche il fenomeno che ha attraversato una fetta importante del mondo occidentale. Si parla molto degli Stati Uniti, di questo fenomeno di persone che lasciavano il proprio posto di lavoro perché hanno rivalutato le proprie necessità e i propri desiderata, ma anche perché, e parliamo di un mercato del lavoro, diciamo così, molto più attrattivo per alcuni versi, anche da un punto di vista salariale. In Italia succedono cose diverse, eppure però con il problema salariale, così come la qualità di vita al lavoro, stiamo tutti un po' facendo i conti. È un periodo particolare su questo? Qual è il vostro osservatorio? E poi ci addentriamo ovviamente sul tema del perché in Italia i salari sono così poco attrattivi, ecco, così bassi. Ecco, il tema è un mare magnum in realtà, perché... Del resto sì. Ci chiamiamo la matassa, non a caso, diciamo. Sì, appunto. Si sommano tra di loro moltissime cose, compreso per esempio che uno spezzone andrebbe dedicato a ragionare dei salari bassi e poi delle diseguaglianze salariali per genere, che sono come dire, un elemento costante della situazione. Però salari bassi, ci sono delle cause che sono come dire, del tipo di assetto produttivo che ha il nostro paese, perché io credo che dobbiamo cominciare a ragionare di questo. Abbiamo un assetto produttivo molto frantumato, abbiamo una qualità dei servizi che non ha fatto da traino rispetto ai settori industriali, e ha lavorato molto su, più che su processi di innovazione
e di competitività, come si suol dire, sul terreno delle basse retribuzioni, bassi diritti, bassi costi. Siamo un paese che parla ininterrottamente di costo del lavoro e non parla mai, per esempio, di tasso di investimenti o di tasso di innovazione. Questo di per sé, come dire, dà la dimensione dello squilibrio del ragionamento. Poi ci sono degli altri fattori di cui magari non ci si ricorda neanche più, ma 10 anni di blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici ovviamente impoverisce complessivamente il monte salari. Ultima questione, no, non per importanza, ma perché mi viene in quest'ordine, la torta della distribuzione della ricchezza è progressivamente cambiata negli ultimi 30 anni, spostandosi dalla retribuzione da lavoro verso le forme di reddito da capitale, da finanza, da profitti e così via, tutto mentre si facevano tutte queste polemiche sul costo del lavoro, ovviamente. Quindi in realtà c'è una scelta, un'idea che i giovani devono guadagnare poco, che non è, come dire, lo stesso mood che esiste in altri paesi dove così sensibili differenze nell'accesso e nella retribuzione non sono visibili. C'è un tema che appunto è il lavoro delle donne, c'è infine un tema che è la crescente frequenza di lavoro a termine invece che di lavoro a tempo indeterminato, quindi di carriere brevi interrotte, spezzettate, per le donne per esempio di part-time involontario, cioè di forme di marginalizzazione dentro il lavoro, che hanno ovviamente anche un effetto sul fatto che questo tende a trainare le retribuzioni verso il basso, il tutto al netto del fatto che adesso siamo in una fase di ripresa inflazionistica derivante prevalentemente dai costi dell'energia, e questo ha un ulteriore riflesso sulle retribuzioni che sono basse. Ultima annotazione, perché l'ho già fatta lunga, siamo anche il paese che è riuscito a fare una polemica sul fatto che il reddito di cittadinanza fosse, come dire, un blocco all'assunzione di lavoratori, cioè un paese che dà per scontato che la retribuzione per un lavoro è equivale a un sussidio contro la povertà, che la dice lunga di che cosa si pensa del lavoro nel paese. Ci torniamo su alcune delle sollecitazioni di Camusso. Intanto grazie, perché ci aiuta a fare un po', come dire, la rubrica dei punti che andremo, l'agenda setting dei punti che andremo ad analizzare. Passerei la parola a Emanuele Massagli, che ovviamente con ADAPT ha molto a cuore questo tema e lo ha scandagliato e analizzato in molti, molti paper, in molte anche qui su Radio Radicale, spesso con i loro ricercatori e ricercatrici. Iniziando dalle sollecitazioni appunto proprio di Susanna Camusso, che ha diviso un po' il tema per diciamo lavoro pubblico e non solo, e anche disparità salariali, che sono due punti importanti, e forse partirei proprio da questi. Il tema della disparità salariale è un problema cronico del nostro paese, viene calcolato anche regolarmente dall'Eurostat, che ci dice le differenze di genere nei livelli salariali. Questo non vuol dire, attenzione, che in Italia una donna, per il fatto di essere donna, riceve uno stipendio più basso, perché questo non è legalmente possibile, per fortuna. Questo il risultato, si arriva a questa statistica perché più facilmente in Italia alla donna vengono proposti lavori di mansioni di livello più basse, o più facilmente in Italia la donna che si prende cura della famiglia, del cosiddette caregiver, sono soprattutto donne, e quindi se hanno lavori contrattualizzati spesso hanno lavori part-time a meno orario, e quindi hanno poi dei salari medi più bassi. Ovviamente a parità di proposte di lavoro e a parità di mansione, se il contratto di lavoro è regolare, il livello contrattuale è lo stesso. Ciò che incide è quanti straordinari si fanno e non si fanno, e quanto è veloce la progressione in carriera, se il lavoro è full time o part time, e in queste statistiche sicuramente le donne sono svantaggiate. Posso fare su questo un appunto? Sì. Perché in realtà questo, quello che dice è vero, però ci sono anche aziende, non posso citare perché ovviamente magari li sentiamo in un secondo momento, però c'è un'importante azienda internazionale che recentemente ha fatto
di un settore farmaceutico importante, che ha proprio sul tema del gender pay gap agito su a livello globale, risarcendo sostanzialmente, andando a riappianare tutto il gender pay gap che c'è stato in un settore privato, che certo tra l'altro non è neanche un settore che gode di salari particolarmente bassi, chiaramente, ma che lo ha fatto riconoscendo che invece la discriminazione diretta o indiretta c'è stata, e addirittura andando a risarcire. Quindi in realtà questo è vero, però insomma, cioè, quello che dico è che stanno cambiando un po' anche la lettura, no? Di... Sì, sì, ma la discriminazione diretta non può essere fatta su mini tabellari. Io non posso proporre, a parità di orario di lavoro, di livello, di età, di assunzione, eccetera, eccetera, alla donna uno salario diverso dell'uomo. Mm-hmm. Com'è che si genera il gap che esiste? Ci mancherebbe, quello che sto dicendo anch'io. Ma com'è che si genera? Sul fatto che magari all'uomo propongo il super minimo, alla donna no, magari alla donna la donna non chiede lo straordinario, o magari lei non può perché ha carico di cura dell'anziano parente o del figlio, e culturalmente in Italia più facilmente è su di lei, e quindi facendo uno straordinario ha un salario medio annuale più basso, o per motivi legati alla maternità, o al timore della maternità, cosa ancora peggiore, magari non c'è una progressione di carriera, e quindi col tempo uomo e donna partiti uguali alla stessa età si ritrovano dopo 5 anni che l'uomo è più avanti e non più. E questo è un po' quello che verifichiamo. Però e questo è un tema reale che può essere, secondo me, corretto promozionalmente, soprattutto perché la leva sanzionatoria ha funzionato fino a un certo punto, devo dire, se guardiamo al passato, ma certamente in termini promozionali si può fare molto di più per incoraggiare atteggiamenti come quelli che hai raccontato, o anche altri meno, magari meno onerosi, però più culturalmente validi. Però accanto a questo poi c'è il tema che dicevamo dei salari più bassi in chiave europea. Allora, su questo segnalo due cose apparentemente ovvie, però che è bene ricordare. Primo, quando guardiamo la classifica, che non ci vede assolutamente in alto, ci vede praticamente più in basso di tutti, se eccettuiamo Portogallo e Grecia, ma siamo come salari... E siamo medi, quasi a pari con la Spagna ormai. Siamo un pochino di meno. Però dobbiamo anche, attenzione, tenere conto del costo della vita. Noi comunque, come costo della vita, in Europa siamo più su della Spagna, certamente del Portogallo e della Grecia, ma siamo largamente sotto alcuni dei paesi che ci superano tanto. Però adesso, se io non mi ricordo male, alcune statistiche recenti che vengono calcolate solitamente in dollari, lo stipendio medio in Italia attorno ai $37,800, per intenderci in Francia siamo a 45,000 e in Germania siamo a 53,000, è più alto anche il costo della vita, per cui certamente comunque c'è un nodo grosso di aspetti salariali. E premetto una cosa, non è un nodo, i dati ci dicono, connesso primariamente al costo del lavoro. Perché il costo del lavoro italiano non è più basso del costo del lavoro tedesco, è abbastanza similare, no? Per cui non abbiamo, il costo del lavoro non spiega una differenza così ampia, ne spiega una parte, soprattutto i costi indiretti, più che quelli diretti, però ne spiega una parte ma non spiega tutto. Qui entrano altri discorsi su cui facciamo molta fatica come sistema Italia, che concernono la produttività, sia quella complessiva delle imprese, sia quella del lavoro, che non è un problema di il lavoratore che non si impegna, cioè non è un fattore in questo senso, un fattore anche che riguarda organizzazione del lavoro, tecnologia, processi, eccetera, riguarda un pochino anche indubbiamente la dimensione di impresa o comunque la tipologia di tessuto produttivo italiano, che non è assimilabile a quella francese e non è neanche del tutto speculare a quella tedesca, e riguarda anche alcuni fattori di natura culturale, se vogliamo, anche di scelte delle persone a riguardo del numero delle ore di lavoro che poi incidono su queste statistiche. Assolutamente, questo è un altro pezzo del problema di cui continueremo a parlare. Marco Bentivogli, allora, diciamo, sono state già dette alcune cose molto, molto interessanti. Appunto, perché si guadagna così poco in Italia? Perché al di là, appunto,
delle giuste osservazioni che faceva Massagli rispetto al fatto che è vero che noi insomma siamo allineati con i paesi del Mediterraneo, abbiamo sicuramente un costo della vita che è diverso da quello di Francia, Germania, eccetera. Però poi quando, proprio perché siamo in un'Europa che è sempre più interconnessa, in cui vive Dio, anche il mercato del lavoro diventa poco a poco più dinamico e quindi si ricevono sempre più facilmente offerte di lavoro per chi le cerca anche da altri paesi, quando si vanno a comparare le stesse mansioni o similari in Francia e in Italia, come dire, si apre un mondo completamente diverso di opportunità. È vero che magari la vita a Parigi non costa come a Roma, però insomma c'è anche un salto salariale molto importante. Ah, sì, questo è indubbio. Il rischio che c'è quando si parla di salari in Italia è di concentrare tantissimi aspetti che riguardano anche una ricaduta profonda sui salari, ma che hanno cause completamente diverse. Allora, prima di tutto, il motore fondamentale che determina una crescita salariale è la produttività. E noi abbiamo 25 anni di stagnazione. Abbiamo avuto, se mettiamo insieme, si diceva poco fa, la produttività del capitale e del lavoro, li mettiamo insieme, solo 2018 e 2019, appunto per quello che giustamente diceva Susanna, perché c'è stato anche un periodo di maggiori investimenti in innovazione, in innovazione industriale, innesto di robotica e così via, e in nuove tecnologie. Ma tranne quel periodo c'è una stagnazione profonda del nostro paese rispetto a tutti gli altri paesi europei, e ultimamente Mediterraneo incluso, per cui la nostra situazione è particolarmente problematica. Se noi andiamo a vedere però dentro i settori, anche la comparazione Italia-Germania, appunto per quello che riguarda il costo della vita, è difficilmente comparabile. Noi possiamo ragionare sulla produttività dei due paesi. Il tema vero è, se andiamo a vedere i salari 2010-2015, ci sono dei grafici molto interessanti, il vero vulnus è che sostanzialmente i salari del settore pubblico italiano sono molto più alti rispetto alla Germania del settore privato. In Italia, ecco, questo è il problema, il fatto che non ci sia questo accoppiamento, e c'è una grossa disparità tra settore pubblico e privato, nonostante anche qui quello che aveva detto poco fa Susanna, che c'è stato un periodo di blocco della crescita salariale, soprattutto nel pubblico impiego. Allora qui c'è un ulteriore problema, perché allora il motore è essenzialmente la produttività, e poi esistono le politiche e la contrattazione, che sono molto spesso, non le uniche, occasione per la redistribuzione più o meno giusta di questa produttività. Anch'io la penso su questo come Emanuele Massagli. Io lo dico sempre, questa è una cosa impopolare, Valeria ne sai qualcosa, il problema del gender gap da questo punto di vista è un po' assurdo in Italia, nel senso che se noi pensiamo di risolvere solo la questione del gender gap sul piano formale della gerarchia delle fonti del diritto, noi attraverso la parità di retribuzione per pari lavoro abbiamo nella Costituzione italiana, per cui al top della nostra gerarchia di fonti di diritto, cosa che non c'è in gran parte dei paesi del mondo. Il tema è poi delle applicazioni. Io sono d'accordo, e aggiungo un altro tema. Quando Emanuele diceva super minimi straordinari e carriera, ma io aggiungo qual è il problema principale anche a monte di questo, che sono i sistemi di inquadramento professionale. Lo dico con autocritica, anche nella mia mitica, che era anche la categoria tratto di Susanna, categoria dei metalmeccanici, siamo fermi al 73 con l'inquadramento che si basava su mansioni tecniche. Oggi lo rivestiamo un po' sui profili, ma la capacità di portare un po' di valutazione del merito e dell'impegno delle persone, questo sarebbe una vera rivoluzione anche nel riconoscimento di carriere. Riconfigurare anche le professionalità. Assolutamente, professionalità nella qualificazione di un lavoro più dignitoso e più appagante, e soprattutto nella valutazione e valorizzazione dei redditi. Se noi non sblocchiamo questa roba che è rimasta al mansionario, rivestito e rivarniciato sui profili, questa cosa non la risolveremo mai, anche
Io ho fatto i complimenti anche all'ultimo intervento legislativo. Il tema è quando si entra nei luoghi di lavoro. Il tema è la valutazione delle persone sulla base non delle relazioni, non dei filtri appunto di gender, ma che riguardano il merito e l'impegno delle persone. Un ultimissimo aspetto riguarda un ulteriore problema che è crescente. Attualmente questo mitico skill mismatch, cioè il disallineamento di competenze, è un ulteriore problema sia sulla produttività ma anche sulla valorizzazione salariale. Il fatto che non si utilizzino, non ci sia orientamento al lavoro, non c'è nessun investimento e quasi il rapporto lavoro e scuola sia qualche cosa di invasivo del mercato nelle politiche educative, chi lo dice non sa essenzialmente cos'è l'alternanza scuola-lavoro, i sistemi duali. In realtà il disallineamento ha una ricaduta fortissima sui salari. Tanto è vero che non solo quello che dice Alma Laurea e Alma Diploma su queste occasioni, ma recentemente, qualche mese fa, quando ancora si girava, ho fatto una conferenza a Lugano. In Svizzera gli ITS, che sono università professionali sostanzialmente, hanno trovato che come in Italia si trova più facilmente lavoro che con l'istruzione terziaria universitaria. Non solo, le università professionali svizzere, i dati è che hanno salari di ingresso più alti, cioè finita la laurea si ha un salario più basso, in Svizzera stiamo parlando, rispetto a quello che accade dopo i loro sostanziali ITS. Allora questo tema di disallineamento non solo è un problema occupazionale, un vero e proprio peccato sociale, ma ha una ricaduta anche sulla valorizzazione salariale. Un'ultima battuta, consentitemi, non confondiamo questa partita con il lavoro povero, che è un dramma ed è crescente, su cui io personalmente mi autocito così, io penso che la risposta sia questa cosa che si chiama reddito di decenza. Ci deve essere un minimo non in concorrenza con i contratti nazionali, per cui basso di decenza che sancisce l'apertura o la chiusura dell'impresa. Io ho detto ragioniamo sui 5 euro netti, perché bisogna dire in un paese sotto quella soglia l'impresa non può, qualsiasi esso sia il lavoro, qualsiasi sia l'impresa. Tutti ovviamente fanno i sofisticati su questa cosa, in realtà la quota di persone che è pagata sotto i 5, per cui 3, 4, 2 e mezzo, anche per un famigerato contratto nazionale del terziario, ahimè, è crescente. E questo è un dramma su cui non possiamo girarci, anche con le nostre convinzioni, diciamo, ultradecennali che abbiamo avuto, io per primo, non possiamo girarci dall'altra parte. Fabio Pammolli, professore, che ne pensa? Alcuni punti ho considerazioni, su altre ho anche domande che non in modo retorico ma voglio condividere con i nostri ospiti. Allora, la prima considerazione è che io in questo momento sono in Germania da qualche settimana, in una città che ha un'antica tradizione industriale che ha avuto una gravissima crisi a metà degli anni 80 e 90, che è Brema, quindi che è una grande città portuale, uno delle... E quindi, diciamo, mi è capitato in queste settimane di partecipare a riunioni con colleghi e con i rappresentanti della politica. E quindi qui la prima considerazione. La prima è quello che dicevano sia Susanna Camusso che Marco Bentivogli. La crescita si genera attraverso la generazione di nuove opportunità, l'apertura di nuovi settori, la capacità di produrre un riposizionamento del paese. E noi soffriamo anche perché questo nostro riposizionamento è stato troppo lento e siamo rimasti incagliati in un modello di specializzazione settoriale che poi è più esposto agli shock, diciamo, della concorrenza internazionale. Allora, qui c'è una responsabilità della politica e anche una responsabilità che viene a monte rispetto alla regolazione, alla disciplina del mercato del lavoro, perché noi, sempre parlando di Germania, vediamo che oggi, in concomitanza con il recovery, si stanno allocando diversi miliardi di euro in strutture tecnologiche di ricerca sulla quantum computing, sia dal punto di vista, diciamo, dell'infrastrutturazione hardware che dal punto di vista delle competenze soft.
e anche delle competenze tecnico-ingegneristiche. Altra considerazione, noi abbiamo un recovery fund che, se andiamo a vedere il capitolo innovazione e ricerca, rischia di essere la creazione di una serie di piccole bolle di spesa corrente che non determineranno un impatto duraturo sulla nostra capacità di promuovere innovazione e infrastrutture tecnologiche. Noi oggi abbiamo una carenza. Vi ricordate, negli anni 60 c'erano i tunnel del vento, le gallerie del vento, i laboratori dove si facevano gli esperimenti e i test per promozione, per produzione pilota, eccetera, eccetera. Abbiamo un Chips Act dell'Unione Europea sui semiconduttori e la fotonica. Noi rischiamo di non accedere a queste linee di finanziamento perché ci manca la terra di mezzo, di quelle infrastrutture che non sono industriali, ma sono pre-industriali. Sono quindi i luoghi dove poi i ricercatori dell'università, i tecnici, i giovani dottorandi e il personale tecnico qualificato delle imprese si incontrano per testare, e riguarda i nuovi materiali. Questa innovazione non avviene più nel giardino di casa, o è un fraintendimento, una mistificazione dire che avviene nel garage di casa, perché la politica industriale non è: sono stato a San Diego e poi sono stato a Stanford, ho visto che questa impresa è stata fondata in un garage e scrivo il rapporto e allora la policy implication è costruiamo garage. Quei garage sono nati da un investimento pubblico che ha generato i presupposti per l'innovazione tecnologica. E noi ancora oggi su quel fronte perseguiamo disegni che a mio avviso sono disegni vetusti, non solo i mansionari che richiamava Marco Bentivogli, ma anche la capacità di canalizzare risorse verso traiettorie tecnologiche che vanno catturate, non possono essere lasciate solamente all'iniziativa privata. Che non significa riporre soverchia fiducia nello Stato, ma significa chiedere allo Stato di fare lo Stato proprio nelle funzioni a monte che non sono demandabili unicamente al settore industriale. Questa è la prima considerazione. La seconda è che purtroppo io rimango un po' weberiano, cioè penso che la politica e anche il sindacato siano anche una professione oltre che una vocazione, e purtroppo noi in questo momento risentiamo di una serie di colpi di maglio che abbiamo dato ad alcune patologie di sicuro, ma anche al circuito della rappresentanza, e quindi quando andiamo a disegnare politiche industriali abbiamo carenze sia di personale amministrativo sia di personale politico. Non voglio citare, per carità di patria, alcune informazioni su, così, alcune aneddotiche su Stellantis, che deve decidere dove investire in Italia, sulla qualità delle informazioni che è stata fornita a Stellantis da diversi territori italiani. E poi ci domandiamo come mai le imprese multinazionali perché non hanno la sensazione di trovare un circuito di politica industriale, che non significa prebende, ma significa la capacità di essere attrattivi per degli investitori industriali e soprattutto avere anche delle... Ultimo punto, qui invece le due domande. La prima, forse si deve parlare di lavori, e parlando di lavori un tema potrebbe essere quello di un allineamento verso il basso delle aliquote contributive al primo pilastro pensionistico. I tassi di interesse stanno per ripartire. Io penso che, mentre è vero che si deve pagare di più i giovani, probabilmente si può avere un sistema misto dove, soprattutto per le nuove generazioni che entrano sul mercato del lavoro, si possa avere un sistema esplicitamente multipilastro che combina le proprietà, tra l'altro, redistributive e di sostegno all'accumulazione di capitale, del meglio di un sistema retributivo e di un sistema contributivo a ripartizione e di un sistema a capitalizzazione reale. Questa è una richiesta, una domanda ai due nostri ospiti in particolare. Certo. E l'altro è il ruolo che si vuol dare alla contrattazione decentrata, quindi agli aspetti di contrattazione di prossimità, se pensiamo che soprattutto a fronte delle forti disparità territoriali che il nostro paese ha, sia anche questa una leva che possiamo in qualche modo valorizzare maggiormente. Ecco, queste due considerazioni. Ricominciamo il giro, intanto l'ultimo giro. Susanna Camusso, per raccogliere un po' tutti gli spunti che sono emersi, vedevo che scriveva, prendeva appunti, quindi immagino avrà qualcosa da dire. Prendere appunti è un'abitudine, a prescindere. No, volevo fare un'osservazione rispetto alla
il tema del gender pay gap perché, come dire, ce la caviamo un po' facile. Io faccio un esempio. Noi abbiamo fatto un'indagine a lockdown appena avviato su cosa stava succedendo rispetto al passaggio in telelavoro di milioni di lavoratori e una delle risposte che abbiamo avuto è che i lavoratori andavano in telelavoro avendo strumentazione aziendale e le lavoratrici no. Allora mi pare che ci sia, come dire, un tema che viene prima, come dire, che riguarda la considerazione del lavoro. Poi posso condividere che i sistemi di inquadramento sono sistemi tutti molto segnati da un'epoca industriale diversa da quella in cui siamo. Io continuo a pensare che gli inquadramenti unici nel 73 furono una grandissima conquista anche di, come dire, rivalutazione del lavoro manuale rispetto a quello dato per scontato fosse meglio in quanto impiegatizia intellettuale, cosa che oggi ci è molto utile visto che il confine, come dire, è un confine che si sfuma sempre di più, ma che non abbiamo saputo, come dire, innovare rispetto però a processi di innovazione che nel nostro paese sono molto a macchia di leopardo, cioè e molto spesso, come dire, finanziati in modo generalista e senza criteri. Infatti io continuo a pensare che il primo errore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia quello che non si misura con le strategie di dimensione industriale europee che pure sono state proposte. Questo vale per molti settori, mentre cerchiamo di piegarla alla nostra, come dire, tradizione sempre più povera di tipo industriale. Quindi credo che da questo punto di vista le questioni siano molto, molto serie. Modello previdenziale, anzi modello contributivo rispetto poi ai costi previdenziali giovani, all'abbassamento verso il basso delle aliquote. Come dire, noi dobbiamo decidere se il modello che abbiamo è il modello contributivo attuale, perché se è il modello contributivo attuale, qualunque operazione di questo tipo è un danno sulla prospettiva dei giovani che già pagano, come dire, la discontinuità lavorativa che caratterizza il precariato, che come noto prevalentemente dei giovani uomini e soprattutto delle giovani donne. Quindi da questo punto di vista io credo che bisognerebbe proprio rifare un ragionamento. Noi proponiamo unitariamente la pensione di garanzia, cioè la ricostruzione di una continuità contributiva, che ci sembra il tema fondamentale rispetto alla domanda dei giovani. Sulla contrattazione decentrata, la contrattazione decentrata, che è una straordinaria invenzione del modello contrattuale italiano, che, come dire, continua a difendere non in alternativa ai contratti nazionali, c'ha però nel nostro paese un difetto, è prevalentemente delle aree industriali o delle aree assicurativo bancarie e delle imprese di medio grandi dimensioni. Noi non siamo mai riusciti a ottenere e a determinare il fatto che ci fosse una contrattazione territoriale decentrata, cioè che ci fosse una dimensione di secondo livello di contrattazione anche per quell'universo di medio-piccole imprese che accedono, applicano sostanzialmente solo il contratto nazionale. E questo è, come dire, un elemento che induce sempre a riflettere su quale può essere il modello contrattuale migliore. Peraltro paesi dove era cresciuta la contrattazione decentrata e si era molto sminuito il ruolo dei contratti nazionali ci stanno ripensando. Pensiamo per esempio all'orientamento che esprime la direttiva europea, la futura direttiva europea sul salario minimo, e io penso che noi abbiamo il problema che più immaginiamo una possibilità di contrattazione decentrata, più si propone un tema che si chiama salario minimo, cioè si chiama come tu costruisci. Poi Marco parlava di reddito di decenza e la vedeva da un altro punto di vista, ma come tu poni, come dire, un'asticella sotto la quale non si può mai, certo, andare, perché in verità noi abbiamo vissuto convinti che i contratti firmati dai sindacati confederali fossero quelli che determinava i salari di riferimento, ma la moltitudine di contratti pirata o di uscite dai contratti nazionali ha determinato un'altra
giungla, come dire, nella quale non c'è più un riferimento plausibile. Quindi io credo che anche qui c'è un problema di ricostruzione di un nesso tra qual è la tutela universale che tu garantisci, la soglia sotto la quale non si è lecito andare, e poi quali materie affidi concretamente invece anche la contrattazione decentrata, evitando di produrre però baratri di differenza tra piccolo e grande, tra settori e così via. Assolutamente, assolutamente. Ricominciamo il giro, appunto, come dicevamo, Emanuele Massagli, poi Bentivogli e Pammolli in chiusura. E anche un po' di considerazione, ringrazio per gli interventi precedenti, perché io credo ci sia anche proprio un problema che dobbiamo affrontare, che però non è solo economico, contrattuale o addirittura legislativo, ma è anche un po' culturale, cioè è una predisposizione alla crescita, è una predisposizione all'imprenditorialità, è un'imprenditività anche di chi non è imprenditore che noi stiamo perdendo. Cioè anche nel dibattito pubblico difficilmente da noi si dibatte di come aiutare i lavoratori, quale che sia la loro situazione professionale o il loro livello di istruzione, perché l'innovazione non è solo, non si crea solo nell'ambito più elevato, cioè anche il boom economico italiano è stato figlio degli operai, delle grandi imprese che si staccavano e creavano la loro azienda. Adesso questo modello non è del tutto replicabile, però è indubbio che noi questa imprenditività la stiamo perdendo. Preferiamo parlare paginate e paginate sul fenomeno delle grandi dimissioni, che tra l'altro in Italia non stiamo osservando come accade negli Stati Uniti, o comunque ha una connotazione totalmente diversa. Però parliamo molto delle grandi dimissioni come un bellissimo segnale di rivolta contro il mercato del lavoro attuale. Parliamo tanto del problema reale, delle problematiche del lavoro povero su piattaforma. Parliamo giustamente di una misura di contrasto alla povertà necessaria in questa epoca storica, che è il reddito di cittadinanza, ma non guardiamo mai dall'altra parte, cioè su chi innova, su chi riesce a entrare nelle grandi filiere della competizione internazionale, e come aiutare la parte alta anche dell'economia, perché sono quelle le imprese che creeranno occupazione anche per quelli che adesso sono i working poor, per quelli che sono gli occupati a tempo parziale involontari. È un po' questa nostra attenzione verso il basso che è sintomatica di un po' un abbrigo che manca, una grinta che ci manca forse culturalmente, industrialmente parlando, e che è un tema, a mio parere, piuttosto importante. E altre due precisazioni. Una, prego. Una sull'aspetto previdenziale. È chiaro che questo è un tema, cioè il tema del costo del lavoro è un tema effettivo, no? Perché se uno riuscisse a parità di crescita o anche di poca crescita ad abbassare il costo del lavoro, beh, è chiaro che i lavoratori avrebbero uno stipendio più elevato, no? Banalmente. E il nodo del contributivo è un nodo effettivo. Anche se su questo, a mio parere, bisogna insistere, perché sia lo Stato a sacrificare i soldi suoi, cioè tra virgolette, che poi non sono suoi, ma sono tutti nostri, piuttosto che la contribuzione, che sono soldi del lavoratore che poi gli torneranno nel sistema pensionistico. Cioè noi abbiamo un problema anche della componente costo del lavoro. Noi abbiamo la contribuzione, abbiamo la tassazione. Se riuscissimo a intervenire su quella, e in parte nel dibattito era entrato qualche mese fa il discorso, l'intervento sulle aliquote, e a mio parere su questo la posizione che hanno tenuto anche i sindacati è stata un po' equivoca, perché è comprensibile da un punto di vista, no, della direzione, ma forse equivoca negli effetti, perché è chiaro che l'intervento più facilmente debba scaricarsi sulle fasce medie o quanto medio alte, lasciando perdere i ricchissimi, perché è lì che abbiamo il grosso della tassazione, e quindi è lì che abbiamo il grosso della funzione di un po' di pressione della crescita che può avere un sistema di tassazione molto pesante, no? Tralasciando poi l'aspetto appunto contributivo, finché rimane questo sistema previdenziale che finisce per svantaggiare chi non contribuisce e non ha
un secondo pilastro che sappiamo non essere diffusissimo in Italia, soprattutto tra i più giovani. Secondo aspetto, e chiudo, noi abbiamo certamente abbiamo parlato del gender pay gap, abbiamo indubbiamente un private e public sector pay gap, ma abbiamo anche un pay gap tra le industrie, cioè tra i settori economici, che non è del tutto connesso oggi all'andamento della produttività e che non ha nulla di illegittimo o di contrario alle dinamiche sindacali. Però attenzione, che la stessa posizione nel settore bancario e assicurativo è pagata 5-6 volte rispetto che nel settore del multiservizi, ma se non vogliamo andare a questi estremi, la stessa posizione in alcuni settori è pagata 5-6 volte rispetto all'industria metalmeccanica. Certo. Ecco, questo è un tema anche che è figlio della nostra tradizione, che indubbiamente io, tra l'altro, sono convinto sia importante, però è un tema rilevante, cioè le rendite di posizioni tra settori che non crescono e settori che crescono, e tra imprese che ormai si siedono nella loro posizione e invece imprese che provano a sopravvivere. Continuo il giro, mettiamo un attimo l'ordine, Pammolli, poi Bentivogli, andiamo a chiudere perché abbiamo pochissimi minuti. Sì, tantissimi spunti. Su questo, i legami, le ultime cose che diceva Massagli, il fatto è che comunque c'è un modello di specializzazione che purtroppo non sta andando verso un riposizionamento verso settori ad alta crescita di produttività e di produttività totale dei fattori, al contrario, quindi rischiamo di avere un effetto spiazzamento. La seconda considerazione è che se abbiamo settori protetti e settori più esposti a dinamiche concorrenziali, questo è anche un'altra fonte di... Una considerazione che volevo fare invece riguarda un pochino una rappresentazione, a mio avviso, molto semplicistica che qualche volta si dà del ruolo delle politiche industriali. Io prendo l'esempio della città in cui adesso vivo quando non sono fuori, cioè Torino. Ora, a parte il fatto che quando si abita a Torino da un po' è come se si vivesse in una città colpita da un gravissimo lutto e del defunto non si parla mai in città. Cioè c'è proprio un tabù. Ho trovato un mio amico, siamo diventati amici perché lui ha aperto una libreria e è la persona che girò il lungometraggio per la scomparsa dell'avvocato, andando a intervistare coloro che erano in attesa di poter rendere omaggio all'ingotto all'avvocato. No? E allora io dico, dov'era la politica? Dov'è la politica? Dov'è il dialogo tra politica locale e politica nazionale? Questa non è una gestione, diciamo, che qualcuno potrebbe liquidare come vabbè, ma sei retrogrado perché non dobbiamo salvare i lavoratori, dobbiamo salvare i posti di lavoro. Questo non è il ragionamento che sto cercando di fare. Il ragionamento che sto cercando di fare è che ci sono delle scomparse che lasciano dei misteri nella politica industriale dell'innovazione nel nostro paese, no? E quindi i percorsi di reindustrializzazione, una riflessione seria su che cosa deve essere la politica industriale dell'innovazione, io credo che vada aperta, anche con riferimento al riposizionamento e alla rivitalizzazione di tessuti urbani che soffrono di una crisi gravissima di posizionamento e che magari hanno dei motori potenti di potenziale crescita. Pensiamo al Politecnico di Torino. Quelli sono potenti motori di possibile riaggiustamento, ma li dobbiamo aiutare in questo, no? O la rete degli ETS in regioni come alcune delle regioni del nord. Ecco, queste sono riflessioni, mi rendo conto, apparentemente estemporanee, però forse dentro abbiamo anche qualche rilettura di alcune rappresentazioni caricaturali e grottesche del ruolo dei diversi attori in questa regione. Ecco, dicendo, scusatemi, sai che è un mio chiodo fisso, vedo anche uno degli effetti di una drammatica crisi nella rappresentanza, nel circuito della rappresentanza che stiamo vivendo con particolare intensità in questi anni. Allora, mi aggancio a quanto detto da Pammolli, ovviamente per Bentivogli, e poi chiederei su questo aspetto specificamente a Camusso anche di chiudere. Ma sì, io sono molto d'accordo con la gran parte delle cose che sono emerse, cioè non volevo
riportare a tecnicismi sulla questione dell'inquadramento. Io credo che sia un elemento fondamentale da riportare in termini anche di giustizia nel lavoro, no? Se il lavoro è descritto male, sarà valorizzato ancora peggio. Ecco, questo. Poi sono d'accordo che dietro ci deve essere anche una scelta umana, politica e culturale. Questo è fondamentale, lo davo per scontato, ma sono strad'accordo. Si può aggiungere un'altra cosa rispetto a quello che diceva adesso Fabio Pammolli. Noi abbiamo, e nel PNRR, questa è una delle cose più confusionarie mai scritte, abbiamo, proprio per l'aggancio all'innovazione sia della pubblica amministrazione ma anche dell'industria italiana, che ricordo è un'industria che ha un tessuto industriale di PMI in cui sotto i 20 dipendenti il CLUP, il costo del lavoro per unità di prodotto, non per motivi salariali, e qui siamo qui per questo, è esplosivo. Noi abbiamo un CLUP sopra i 200, c'è un bellissimo grafico di Prometeia che uso sempre a riferimento, sopra i 200 abbiamo i riferimenti del Baden-Württemberg più o meno e ce la giochiamo con loro, sotto i 20 non si capisce come fanno a stare in piedi quelle imprese. Allora, come consentiamo, o meglio favoriamo, l'aggancio all'accelerazione in corso del nostro tessuto industriale per quello che è? Di sicuro nelle realtà del nord-ovest, che erano la regina del traino del paese, oggi è complicato accettare il funerale, ecco, prima di tutto. Ma il secondo tema è questo, di come si aggancia, questa è una delle mie fisse anche da sindacalista, come si aggancia il lavoro e l'industria e la PA all'innovazione, non con gli annunci, no? Ma come riusciamo a fare, invece di quelle cose che abbiamo visto non funzionano alla grande, come i competence center? Quando ero sindacalista lo abbiamo scritto nel libro bianco proprio insieme ad ADAPT, facendo un sistema più utile a un tessuto come quello italiano, come è Fraunhofer in Germania. Ecco, proprio in questo caso ci stiamo un po' provando, una fatica bestia, questa idea di mettere insieme i centri di eccellenza, appunto l'INCS di Torino, Cefriel di Milano, FBK di Trento, e ingrandire questa rete al sud di soggetti autonomi, come sono in Germania, ma che sedimentano competenze e esperienze di innovazione e non fanno brokeraggio tra azienda che innova e azienda che ha necessità di innovazione. Qui dobbiamo lasciare nel territorio l'innovazione. Noi non abbiamo più gran parte dei distretti. Gli distretti si sono sgretolati dalla verticalizzazione produttiva, i sistemi locali costruiti solo attorno alle infrastrutture segnano il passo. Oggi bisogna ricostruire gli ecosistemi territoriali, di cui appunto si abusa molto, senza specificare alla lettura dei bandi cosa queste cose devono essere, ma lì ci deve essere una ramificazione di competenze che diventano patrimonio del paese e che rafforzano la possibilità a tutti di stare agganciati e di non essere, va di moda in queste ultime ore, scarti del progresso, come dice il Papa. Camusso, ultimo battuto rispetto alle sollecitazioni di Pammolli, così andiamo a chiudere il cerchio, non lasciamo niente di nevaso. Io la direi, cioè, a parole mie, noi abbiamo una gigantesca crisi di classe dirigente, ce l'abbiamo da parecchi anni nel nostro paese, e questo è assolutamente evidente, unito al fatto che invece di affrontare questo tema si è preferito, come dire, pensare che si pigliava una bastonata e una serie di soggetti di rappresentanza come se non ce ne fosse bisogno, in una sorta di, come dire, orgia del faccio tutto io, che ha caratterizzato una fase politica del paese. Penso che però la chiave di risposta sia quella che adesso Marco dava per le ragioni industriali, poi avrei delle altre, cioè sia il territorio. Le classi dirigenti si creano con la selezione si crea con la partecipazione. Allora, se noi negli anni 60 abbiamo avuto un gigantesco boom, non si cita mai, ma ce l'abbiamo anche in ragione che introduciamo l'obbligo a 14 anni e attiviamo la scolarizzazione di massa. Noi siamo di fronte a una scelta che ha di nuovo queste caratteristiche. Noi abbiamo un problema di riaprire una fase di innalzamento della conoscenza, delle competenze, dei livelli di partecipazione, che avviene anche attraverso l'istruzione. Io sono una fan delle università tecniche, non della formazione
formazione professionale regionale, cioè non del fatto che tu incanali una serie di giovani verso percorsi minoritari e minorizzati rispetto agli altri. Poi penso che la tecnica senza l'umanistica non funziona, ma questo è un altro ragionamento, come dire, ancora più complesso. Noi abbiamo una povertà di ricerca che fa impressione, abbiamo un'università che è sempre più, come dire, elitaria, con problemi di partecipazione. Questo si riflette anche sulla rappresentanza, perché dai, come dire, per scontato che rappresentare non sia una complicatissima attività, una vera e propria attività, e si dà invece per scontato che è meglio l'uno vale uno che le competenze non esistono. E quindi io ripartirei esattamente dal fatto che una grande svolta richiede un grande processo di istruzione generalizzata, vale per i bambini e le bambine, ma vale anche per gli adulti che possono diventare analfabeti di ritorno. Grazie davvero a tutte e tutti, perché è stata una matassa davvero ben interpretata da voi tutti, nonostante il tema fosse così complesso, abbiamo visto quanti fili ci ha consentito di tirare. Parlavamo appunto, abbiamo parlato di salari, bassi salari in Italia, abbiamo capito che le cause non sono, diciamo, univoche, ci sono vari chiavi e livelli di problemi. Ovviamente torneremo a discuterne. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie a Susanna Camusso della CGIL, grazie a Emanuele Massagli di ADAPT, grazie a Marco Bentivogli di Base Italia, grazie professor Pammolli di Fondazione CERM per essere stato con noi, e grazie a Radio Radicale e alla Fondazione CERM che ospitano questi interessanti dibattiti settimanalmente. Noi torneremo qui ovviamente prossima settimana con un'altra matassa da provare a sbrogliare insieme. Alla prossima.